Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, benvenuti ai nuovi iscritti, grazie mille. Allora, questo è un bidoll fatto sul sito di Biobutica Rosa Canina. Diciamo che è una sorta di autoregalo per la festa della donna. Bisogna coccolarsi e quello sempre. Però, mi sono venuta a fare questo regalino, un ordine preso a rate. Perché adesso da un mesetto anche su Bio Boutique La Rosa Canina si può acquistare con Klarna. Spero di averlo detto bene. Appunto è un'applicazione con cui potete acquistare a rate, tre rate, e vi mostro cosa ho preso. Allora, novità. Una novità, ma la faccio vedere subito? Ma sì, dai. Pesa abbastanza il pacchetto perché appunto c'è questo prodotto che ancora non ho aperto e adesso vi faccio vedere che ecco nel pluriball viene tutto. Questa forse no? O sì, non mi ricordo. C'erano due bustine, mettono sempre queste bustine di pluriball fucsia. Una l'ho già messa via perché possono essere utili. E viene messo tutto appunto in queste bustine, per cui ben imballato. Ve l'ho lasciato apposta anche questa per farvi vedere. E cos'è? Una candela di Nakomi. Nakomi ha fatto le candele biologiche con lo stoppino in legno, che tra l'altro quello non l'avevo neanche letto. E l'ho visto dopo. Meglio perché in teoria dovrebbero durare di più e fanno quello scoppiettio come quando sei davanti al camino, no? Buonissimo il profumo. E questa è, ho scelto caramel apple, praticamente caramello e mela, come si può vedere appunto anche dal disegno. Era scontata. Sì, molto buona, non vedo l'ora di provarla. È da, adesso ve lo dico, vedete col suo tappo in legno, 450 grammi barra 500 ml. Hanno messo tutti e due i pesi, ottima cosa. Ah, cos'è questo? Non si legge bene. È un po' cancellata, c'è addirittura la scadenza. 01 si legge 20 e poi non si legge dopo. A me sembra 2026 possibile, il 2 non si legge proprio, il 6, se un 6 si legge malissimo, vabbè, comunque, non abbiamo ancora viste queste candele, molto interessanti. L'ho vista per caso, non mi ricordo se è nella pagina principale o nelle offerte, non mi ricordo. Poi una cosa che volevo già provare da un po', che faccio il video così poi lo metto in uso, il deodorante bio solido in stick di radici toscane. Tra l'altro è il mio primo prodotto di radici toscane. Adesso ho il tempo. Oh, mamma mia, mi sa che era meglio che accendevo la luce. E appunto dovrebbe essere in crema, lo faccio vedere, vedete, non è un roll. La profumazione è buona e spero che sia anche soprattutto efficace. Allora, questo è con arancia, pepe nero, lime e pino silvestre. Ci sono solo due profumazioni, due scelte. Tra l'altro ho visto che va molto sold out, molto spesso. E niente, lo proverò e vi farò sapere. Sono molto curiosa perché con i deodoranti, se mi seguite, sapete che divento matta. Poi, siccome ho finito solamente per unghie, non solo uno un po' efficace, l'altro molto molto delicato che non toglie quasi niente se non uno smalto chiaro chiaro, forse anche più chiaro di questo, che è uno smalto di L'Oreal. Vi scrivo tutto in info box, questo qui. E sulle labbra un rossetto di MAC che dovevo riapplicare perché ho bevuto, vabbè. Edizione limitata, mi scrivo tutto in info box, sempre.
cosa ho sulle unghie e sulle labbra. Niente, in poche parole ho preso questo gentile detergente, vabbè, insomma, remover, rimuovi smalto di Mesauda. Non l'ho mai provato, senza acetone. E mi farò poi sapere anche di questo. Poi, lo so che non dovrei comprare maschere, perché ne ho una marea. Era scontata anche questa. Poi mi attirava per la descrizione, si chiama, è di parentesi bio, si chiama Luminosa. Siccome ho usato, se avete visto, i finiti poco tempo fa, mi sembra del mese di gennaio, che avevo finito quella in airless rimpolpante, ambriosa, mi sembra che si chiamasse, e mi sono trovata bene, allora ho voluto prendere questa schiarente per pelli secche con olio di crusca di riso, papaina, bromelina, olio di oliva e estratto di orchidea. Praticamente va anche a esfoliare la pelle. E vi faccio vedere. A parte attirata sì dal pack che c'ha il lilla, che è il mio colore preferito, vabbè. È in vasetto, trasparente, ad oro, però sembra in gel. Sembra un olio gel, eh? Vedete com'è? Speriamo che sia più un olio gel. E ha tanto di spatolina. Ok. Poi... Ah, vi faccio vedere le novità di Eterea che ho preso. Che ho preso qua perché volevo prendere delle cose, già che c'ero appunto queste cose qua, deodorante, rimuovo smalto, un'altra cosa, vabbè. E allora li ho presi qui, tanto lo sconto era lo stesso del 10%. C'era lo sconto, e di cosa parlo? Del trattamento per preimpacco, però cioè io pensavo fosse proprio una maschera, invece è un preimpacco, dice qua, per i capelli di Eteria. E anche questa vi farò sapere. Non ha un prezzo altissimo per essere di Eteria, perché mi sembra che si aggira intorno ai 15 euro, per cui ho detto buono. Poi, siccome strano, ma vero, non ho scorte di scrub per il cuoio capelluto, allora, è uscito anche quello, ho detto, oh, meno male, prima che ne comprassi un altro. E così, provo anche quello. Non ho shampoo di Eterea, ma sono piena di shampoo, ragazzi, cioè, non è questo, è che è meglio. Questo qua, appunto, dice scrub, cuoio capelluto, purificante e riequilibrante. L'unica cosa, sì, questo è riequilibrante. Speriamo che non vada a seccare i capelli, perché... Cioè, non è specifico per capelli grassi. Cioè, però boh, dalla dicitura sembra un po' più purificante. E al limite lo userò di meno, lo alterno, vediamo. Anche di questo poi vi farò sapere, perché appunto ne ho solo uno in scorta. Metterò in uso questo. Infatti ho detto faccio il video appunto perché voglio usare il deodorante questo. E poi ho preso... Aspettate prima che mi cade tutto. Ho preso, mi dispiace che mi vedete un po' buia qua al tempo del cavolo. Ho preso questo siero che per me è una novità di Appiarium. Mi ispirava la dicitura che dice azione anti-age, illuminante, effetto tensore con oro puro, estratto di semi di quinoa, peptidi, acido ialuronico, prebiotici, biofenoli dell'uva rossa e 30 ml, prodotto biologico, certificato IAB, con pago di 6 mesi. Mi ispirava, poi mi sembrava fosse in forma acquosa come piace a me. Infatti meno male che a vederlo così direi di sì. E niente, l'ho voluto prendere perché sto cominciando a avere pochi sieri. Poi non è che sono come le creme viso, i sieri vanno via più velocemente rispetto alle creme viso che durano parecchio. Ah, poi ho visto questa matita nuova di Astra. Outline la linea waterproof, non transfer, appunto, creamy texture, la colorazione anche dermatologicamente testata. Aspettate che sto cercando la colorazione 02 Pink Pink.
Anche se quando l'ho sluocciata mi sembrava un po' più maroncina, eh. Adesso vediamo se magari con la luce naturale si dovrebbe vedere bene il colore. Vabbè, mi faccio lo swatch, io l'ho già provata. Magari, mi sa che è di quei colori che mi smorta un po'. Mi smorta. Vedete, un rosino che su di me non si vede tanto, ma è di quella automatica, appunto, come vedete. Non le amo particolarmente. Vabbè, insomma, l'ho voluta provare. Ultimo prodotto, poi c'è un campioncino. Ah, eccola qua sotto l'altra bustina di Pluriball. Ah, è vero, l'avevo messa una sotto e una sopra. Ultimo prodotto, burro ricco e struccante di Namalei. Era scontata di nuovo tutta la linea, di nuovo perché lo scontano spesso. E mi piace questo brand, ho usato lo scrub per il cuoio capelluto che volevo ricomprare, tra l'altro. Potremmo inserirlo, eh? Vai. E questo dice resina di Boswellia, rosa e iperico detergente, struccante viso, occhi e labbra. Ho visto che la formula è proprio tipo burro, oleosa. Sì, lo so, è che così faccio partire il pao, che è solo di 6 mesi. Tipo quello dell'idea che ho preso tempo fa. Questo però la profumazione è più buona. Allora, l'ho provato quello dell'idea, non mi piace. E non sono la prima, ho già sentito dire che. Ma non lo so se ho fatto male, perché non è che vado matta per i burri struccanti. Ma avevo già preso il detergente e il tonico di questi che ho ancora da usare. E come vedete ho preso un po' di cosine. Vi faccio vedere i campioncini. Voi fatemi sapere ovviamente se avete provato qualcuno di questi prodotti. Allora, campioncino, molto interessante, che mi piacerebbe provare anche questa linea. Luce di camelia, crema viso ricca di Bioficina Toscana, che è un po' caruccia come linea, però. Poi Camilla, meno male, maschera ricci e semi di lino, anche questa deve essere nuova, non l'ho ancora provata. Questo non c'entra niente per me, lo darò a mia amica. Shampoo capelli grassi di Fitofilos, detergente intimo delicato e lenitivo verde sativa, 4 campioncini. Cioè, con quello che ho speso, che è vero che ho preso a rate, ma mettetemi qualche campioncino in più però. No, è che a volte con un tot di spesa mettono gli omaggi. Mi sono fregata da solo. Ho fatto un ordine quando due omaggi non ce n'erano. Però mi serviva il deodorante soprattutto e lo scrub per il cuoio capelluto. Vero, potevo fare un ordine anche solo di quelli. Vabbè, la maschera, anche perché c'è un minimo di spesa, che sono 30 euro. E vabbè, sì, sono cose, a parte la maschera viso, che forse è l'unica cosa che di certo non mi mancano, le maschere viso, vabbè, però tutto il resto, cioè, non ho fatto male a prendere, perché maschere per i capelli non ne ho tantissime. Strano, ma vero. Lo so, lo dico spesso ultimamente, è perché sto cercando di smaltire molte scorte. Infatti, se avete notato, prodotti per i capelli nell'ultimo anno ne ho comprati ben pochi. E la mia fissa sono le maschere viso. Mannaggia. Poi vabbè, tutti i prodotti per la skincare. È vero che ho preso altri prodotti di Eterea che penso che avrete visto sì prima di questo video. E anche lì, vabbè, no, a parte, ma sieri. Vabbè, non vi svelo niente, anche se sì, avete già visto il siero in Italia. Sì, in effetti, un siero che è per gli occhi. Sì, tanto pubblico prima quello, posso anche dirlo. Perché è un ordine più vecchio. Questo l'ho fatto da poco, per cui vabbè, poi lo pubblico. E sono molto curiosa di provare questo. Può darsi anche che apro anche la maschera. Tanto comunque ne uso, cioè non ne ho tantissime, mi scorta, potrei anche aprirla. Sono curiosa proprio di provare il deodorante, appunto se qualcuno l'ha provato, ve lo faccio rivedere, di radici toscane. Anche questo mi sembra che avevo visto una maschera per i capelli, se non ricordo male. Boh, vabbè. Peccato sia appunto che non ci fossero omaggi, perché a volte con meno di quello che ho speso
sono dei begli omaggi, come quelle 2 volte che mi hanno mandato, perché ho fatto 2 ordini ravvicinati, mi avevano mandato uguale lo stesso rossetto, tra l'altro il rossetto che puntavo da quando è uscito, tipo saranno 2 anni, puntavo tantissimo, ma si sa online i colori che non sono mai uguali, tentennavo a prenderlo, quando me l'hanno mandato in omaggio ero super felice, poi addirittura ho ricevuto anche il secondo, cioè, non lo so, e vabbè. E niente ragazzi, questo era il mio ordine, adesso per un po' non ne faccio più, e vabbè, non so se avrò già pubblicato la box di Fantastica, perché per quella vabbè ho fatto l'abbonamento mensile, ma quella sono 15,50 euro, e vabbè, penso, se, sì, mi dovrebbe arrivare perché mi è arrivata la notifica, anzi è già in ritardo. E può darsi che tra un video e l'altro che ho girato di questi acquisti vedrete prima quella. E sì, perché sennò poi, cioè la box di marzo, quando ve la faccio vedere il 30 marzo. E va bene, niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e grazie della compagnia, non lo dico mai, però va bene, mi piace girare, mi piace fare dei video e interagire con voi, mi piace, mi diverto e niente, vi saluto, un bacione e a presto, ciao!